Bentornati fratelli di Tuberanza in un nuovo episodio su Dragon Ball Fusion, dove proveremo per la prima volta la modalità multigiocatore. Amici miei, oramai lo sapete, prima di iniziare pollicioni all'insù per supportare questi video, grazie mille. Adesso prepariamo la squadra per il multiplayer. Io avevo pensato a questa squadra qui, visto che comunque Goten e Trunks sono strautilizzati. Poi abbiamo, l'unico problema è che non sono a livello 100 e questo è un bel problema. E voi vi starete chiedendo: ma Tube, perché non usi tutti i personaggi power? Perché ragazzi, non si può. Bisogna restare all'interno di quel costo. Vedete, 20 su 20? Se io vado a mettere un personaggio di grado elevato, non me lo fa mettere, a parte questo, ok. Ma comunque andrei oltre il costo e quindi non potrei creare quel team. Io mi trovo molto bene con loro, anche se, ripeto, questi due hanno pochissimi punti vita e morirebbero probabilmente presto. Però noi la battaglia che stiamo per fare nel multiplayer ci serve per capire quali effettivamente sono i personaggi più utilizzati, così che guardando impariamo e magari cerchiamo quei personaggi. Ho anche visto che uno dei giocatori più utilizzati è Peenich fuso con non so chi e non riesco a capirlo, però devo trovarlo. Avete visto Majin Satan, che in realtà è la fusione tra Majin Buu e Mr. Satan e sarebbe leader del gruppo, colui che va a curare, ok? Va a curare i suoi compagni. Team E, perché è l'unico che ho. Vabbè, va bene il livello ovunque. E cerchiamo l'avversario. Un errore. Ok, avversario trovato. 63.000. Antonio! Grande, saluta Antonio! Chi è? Oh, livello 10. Livello... perché livello 10? Non l'ho capita. Vabbè. Yanko! Dai, che forse sta battaglia la potremmo anche vincere in teoria, eh? In teoria. Chi attacca? Attacca subito la mia bellissima Arale. Allora, devo attaccare il suo. Bene. Lui adesso se lo aspetta che io lo picchio in là. Però gli faccio un attacco pazzesco potente. Ok. Zamasu. Ah, il colpo dell'aura. 5.000 con il colpo dell'aura. E che è, oh? Una belva. Tra l'altro a me va bene così, eh. Solo che dovrebbe attaccarmi un po' Goten. Parato. Bene così. Artiglio del lupo. Ok. Bene bene. Colpo dell'aura. Anche se comunque il colpo dell'aura è sconveniente per Goten. Andiamo su di lui. Stavolta mi ha capito. Vabbè, pazienza. Abbiamo poco tempo tra l'altro per fare un'azione, eh? È un po' scomodo. Poi ovviamente anche gli attacchi, ragazzi, io non li ho settati al massimo, perché comunque dobbiamo avere un po' di pazienza per andare in multiplayer. Io però volevo mostrarvelo e l'ho fatto. Carica l'aura tu, perché devi curare poi. Pensavo che mi volesse spedire verso il suo amico e invece ho sbagliato. Sono stato nabbo in questa situazione. Vabbè, mi metto qui, così che magari poi... mossa speciale, bomba planetaria. Oh sì. Oh sì. Ok. Si è caricato l'aura, ok. Mossa speciale. Assalto. No, su questo. Non ho visto le debolezze però. Peccato. Io sapevo
che lui avrebbe indovinato la direzione. Però comunque gli dovrei far male lo stesso. Boom. Non abbastanza male però. Allora, Super Kamehameha. Da questo lato. Boom. Ok. Me la sto giocando abbastanza male, lo ammetto, lo ammetto. Però... parato. Giustamente lui vuole farmi fuori Satan perché sa che è lui la chiave del mio team. Solo che 40.000 punti vita sono tanti, eh. Poi il prossimo turno lui curerà la maggior parte di noi. Gli rispondo sì. Stavolta devo sfondare veramente il DS, raga. Sì! Ma no, raga, a momenti ci lascio il braccio. Porca miseria. Adesso lui farà una Kamehameha, immagino, qui in mezzo. Se gliel'ha insegnata, eh. Eccola. Dolore. Ok. Qui Satan. Solo che adesso lui mi impedisce di curare. Potrei fare l'Ultra Fusion, raga, ma l'Ultra Fusion nel multiplayer è veramente sconveniente. Quindi assalto demolitore su qualcuno. Devo sbrigarmi a decidere. Me le indovina tutte, incredibile. Lui sa che volevo mandarlo verso là per accumularli. Mi ha capito. Benissimo poi, mi ha capito. Allora, mossa speciale. Cannoncia. Ok, così. Boom. Bisognerebbe anche tener conto delle debolezze. Mo ci provo, raga. Vediamo che cosa succede. Con il codino. Adesso lui andrà sicuramente scappando, perché è un classico. Ho già provato e visto qualche gameplay su sta modalità. Ah no, non scappa. Sì, sta scappando. Però io sto beccando gli altri. Va bene così. Oh, che era? Oh, si era bloccato un attimo. Dai, forza, forza, forza. Forza, ragazzo, che uno l'abbiamo fatto fuori. Adesso però ce l'ha lui l'Ultra Fusion. E mi ci becca con tutti poi. Ok, uno l'abbiamo eliminato. Un altro è fuori dal ring. Adesso la farà sicuramente lui. 100%. Super Saiyan, eh? Ah. Riattacco io, grazie. Mossa speciale, bomba planetaria. Supporto di 4. Bene così. Mossa speciale. Super raggio curativo. Aspetta, raggio curativo, cura PV e malus. Tutti curati. Bene. Mossa speciale. Io sono di tipologia forte sul giallo. Quindi su di lui. Stavolta non mi hai beccato, fra. Vai ragazzi, vai ragazzi. Bam. Boom. 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 Olè, fuori dal ring.
Se attacco un'altra volta, raga, gli faccio un'altra Ultra Fusion. Proviamo un po'. Quanti ne becco? Mo ci provo un'altra volta. Bene così. Mamma mia, è un assalto questo proprio. Il mio team si sta comportando abbastanza bene. Non sono soddisfatto per niente. Però, vabbè. Gli sto fa male, gli sto fa male. 500, 500, 500. E vai così, e vai con la rumba. Vai con la rumba. Sì, sì, così, ancora 3 secondi. Ti devasto, i morti che camminano, mi sembrate. Vai. Boom. Vai così, è un altro KO. E adesso la devi fare tu, Fra. Se non fai l'Ultra Fusion adesso sei un pazzo scatenato. Si carica l'aura. Guardate per quanto non è uscito questo. Sei stato preso in pieno. Un attacco Zenkai. No, non ti faccio attaccare, Fra. T'attacco prima io. Scegli l'attacco. Ipercannone Galick. Mazza che mossa. 31.000! Ma che è uno scherzo? Dove l'ha presa la mossa? Assurdo, ragazzi. Assurdo. Chiama mia senza limiti. Ma scusate, ma esistono ste mosse nel gioco? No, perché vorrei avere un attimo un'idea. No, mi sa che l'ho perso sta partita io. Ok. Col cannoncià? Niente. Lancio della cacca? Sì, su di lui. Ta-da! Un po' di merda! Ok. Mossa speciale, lui può curare. Vai, curaci tutte. Ok. Alla grande. Adesso, mossa speciale, bomba planetaria. Il fatto è che lui poi, utilizzando di nuovo la Ultra Fusion... può recuperare quei pupazzi che ha perso. Però attacco di nuovo io, ottimo. Assalto. È lui che mi preoccupa. Va bene. Era inevitabile, ragazzi, eh. È normale che lui sapesse da dove avrei attaccato. Ok. E adesso sono cavoli amari. Ma veramente amari. Lui ha delle mosse pazzesche, raga. L'ho parato, meno male. Di qua che temeno io, temeno. Lo faccio io il Zenkai, te lo faccio. Ipercannone Galick. Allora, mi sono parato, mi ha tolto solo 4.000. Non riesco ad ucciderlo, va a cacare. Non sapevo che cosa fare, ragazzi. Sono sincero. D'altronde è la mia prima partita, devo ancora fare esperienza nel multiplayer. Collera divina. Oh mio Dio, questo quanto mi toglie, mo. Dai, ragazzi, ma non puoi togliere 56.000 con una mossa. Ma è illegale, su. Ma che stiamo a scherzare davvero? Ma dai, su, andiamo. Che roba di veramente scandalosa.
Ok. Forza. Mandalo fuori, sto schifoso. Raga, faccio l'ultra fusion e provo a recuperare i miei compagni. Quelli morti, in teoria, dovrebbero tornare con un po' di punti vita. Ok. Boom. Menalo, 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 menalo di brutto, menalo di brutto. Fagli male, fagli. Fagli male, fagli a sto Super Saiyan merdoso. Fagli male, oh. Dai, eh. Ma lo sto sfondando al DS, raga. Lo sto sfondando, raga. Lo sfondando al DS. Madò, ti lancio le palline se non ti posso pigliare in qualche modo. Un'altra è morto, ma... Ma questo mi attacca, la Ultra Fusion la fa lui e addio a tutti. Sì, ho perso. Oppure può anche non fare l'Ultra Fusion, fare una semplice mossa e demolirmi. No, fa l'Ultra Fusion invece. E me li becca tutti, tra l'altro. Mi sta uccidendo. Mi ha ucciso tutti, ragazzi. Mi ha ucciso tutti. Ho perso. Ho perso. Ho perso. Niente. Io, ragazzi, sinceramente sono molto amareggiato da questa modalità multiplayer. Perché tutto sommato, boh, cioè, non si spiega. Mosse che tolgono 56.000, incredibile, shotteresti anche, boh, non lo so. Vabbè, che cos'è? Livello potenza, 83.000, boh, vabbè. E niente, ragazzi, allora, questa è stata la mia prima partita. Danni subiti in un solo colpo, grazie, grazie. Mi hai fatto raggiungere degli obiettivi che non avrei raggiunto mai senza il multiplayer. Fine. Beh, bravo, battaglia interrotta per l'amore di Dio. Allora, ragazzi, questo era il mio gameplay nel multiplayer. È andata malissimo, però vabbè, tutto sommato, spero che vi siate divertiti. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao!